Lavorato a mano, come logica, esteticamente ha più crepi, è più artigianale, più bello. Come tutte le cose, buono. Come interno, come ingredienti, sono gli stessi di quelli che usiamo, non cambia assolutamente nulla, cambia che con la macchina ovviamente partiamo. Ne produci una quantità che a mano non si potrebbe produrre. È la prima fabbrica di amaretti che è nata. L'azienda si chiama Gli Amaretti Virginia ed è stata la prima fabbrica, il primo laboratorio artigianale che ha inventato l'amaretto. L'amaretto è nato proprio da questa signora che ha messo insieme questi ingredienti e lì poi tutto è nato. Comunque adesso che esportiamo in mezzo mondo, che è apprezzato da tutto. Mandorle. E abbiamo aggiunto dei prodotti che prima non si facevano. Gli ingredienti sono mandorle, ermelline, albume, zucchero e zucchero vanigliato per il barottolamento. Il nostro territorio a livello regionale per noi è molto importante, dà lavoro a tantissima gente ed è apprezzato praticamente, penso, un po' in tutto il mondo, nel senso che quando si sente parlare di amaretto comunque viene sempre la cosa di volerla assaggiare.